momento di emergenza il settore dell'agricoltura continua a produrre, pur fra mille comprensibili difficoltà. Dai produttori di latte della pianura padana arriva però un allarme piuttosto preoccupante e paradossale in un momento in cui gli italiani fanno scorte alimentari. Ebbene, il prezzo al produttore è in calo e le aziende agricole si trovano in serissime difficoltà. Secondo Coldiretti si tratta di una speculazione di mercato su un genere alimentare altamente deperibile. Il nostro inviato Carlo Imbibbo. L'altro ieri è arrivata la lettera del caseificio che drasticamente dovevamo ridurre la produzione, in più con anche la possibilità settimana prossima del mancato ritiro del latte. Prezzo del latte da 39 centesimi ci hanno offerto 23-24 centesimi. Il prezzo della carne stamattina ha avuto una riduzione di 0,50 al chilo, perciò non conviene più neanche vendere le vacche. Allarme rosso in pianura padana. Cala il prezzo del latte. Cala mentre nei supermercati gli italiani danno l'assalto ai frigoriferi e nelle stalle si continua a mungere, perché queste sono le settimane del cosiddetto picco della lattazione. Con gli extra guadagni di questi giorni normalmente gli allevatori pagano il foraggio dei mesi di magra. Quanto potete durare? Ma naturalmente si alzano i costi dell'azienda. E possiamo durare una settimana, due settimane, tre settimane. E poi niente altro. Poi settimana prossima, se il caseificio si dice non ritiriamo più il latte, non sappiamo dove mandarlo. Qui o interviene la regione, o interviene lo Stato, ma da qualche parte il latte dobbiamo mandarlo. Una filiera, quella del latte, che è il paradigma dell'Italia al fronte, quella che non molla, nonostante tutto. L'agricoltura non si ferma in questo momento di emergenza, sono oltre 3 milioni gli italiani che lavorano nella filiera alimentare, dalla campagna al trasporto, alla grande distribuzione, sono loro che garantiscono la continuità nella fornitura di generi essenziali. Se si può evitare, meglio evitare stare a casa. Purtroppo questo è un lavoro che non possiamo evitare di farlo. Prendiamo le nostre precauzioni e andiamo avanti. È vero, bar e ristoranti sono chiusi, ma basta questo a provocare ribassi del 40%? No, sostiene Coldiretti, si tratta di speculazioni di mercato che permettono a chi acquista dal produttore di pagare prezzi stracciati per alimenti deperibili come il latte. E il latte non aspetta, una volta munto deve subito prendere la via della filiera. Motrici, cisterne da 30.000 litri di latte, oltre 300 quintali per ogni bilico, che attraversano l'Italia. È sempre complicato, ma adesso diciamo in questo periodo magari vai in qualche ditta, trovi il bagno che è chiuso, non ti mandano al bagno, c'è questi problemi. Riuscite qua. Riuscite a mangiare per strada? Mangiare è un po' complicato, diciamo. Perché lei comunque fa dei viaggi lunghi, lei da dove viene? Io vengo da Macerata, da Iesi. Quindi questo latte dalla pianura padana va in centro Italia? Sì, va in centro Italia alla Coop Latte di Iesi. Oldani, cosa vede nell'immediato futuro della sua azienda agricola? Nell'immediato futuro l'unica soluzione è una soluzione politica, se no chiuda. Cioè ci sono dei settori strategici, settori primari, che sono prima cosa la sanità e l'altra cosa l'alimentazione per le persone. Oggi come oggi, se dovesse solo percepire la popolazione che non ci fosse più cibo nei supermercati, io non so cosa succederebbe. Un paradigma dell'Italia che continua a lottare, ma qualcosa in più. In gioco c'è il futuro di un settore che produce, pensate, 12 milioni di tonnellate di litri di latte ogni anno, proveniente da 30.000 allevamenti in tutta la penisola e che ha garantito il primato italiano in Europa nella produzione di formaggi DOP. Fino adesso. Carlo Imbibbo, Sky TG24, Arluno.